Bravissimi poracci che avete riconosciuto il seminale Bubsy 3D. La risposta più veloce l'ha data Luigi the Pooper, mentre Fyreon vince il premio originalità. Effettivamente Bubsy aveva previsto tutto, ma nessuno lo ha ascoltato. Chissà perché. Meglio andare avanti, va. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Prince Frogger, you're my hero. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che ancora non è stato acquistato da Microsoft. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima dal valore di 70 miliardi di dollari. Parleremo della più grande acquisizione mai avvenuta in ambito gaming e di tutte le ripercussioni e implicazioni che potrà avere sul futuro dell'industria. Sarà insomma una puntata molto speciale che spero dia il via a una discussione interessante qua sotto nei commenti o magari anche stasera in live alle 21.30 sul sito Viola. Prima di iniziare però vi ricordo che noi non ci avemo una lira e la conquista non violenta di YouTube Italia la portiamo avanti marciando silenziosamente. Lasciate quindi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e ovviamente seguitemi anche su tutti gli altri social, trovate i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, visto che oggi Microsoft sarà protagonista indiscussa della puntata, apriamo le danze con il leak dei prossimi giochi che verranno aggiunti al Game Pass. Anche nella seconda metà del mese verranno aggiunti titoli super interessanti al servizio in abbonamento di Microsoft. Day One per l'attesissimo Windjammers 2 e il meno attraente Rainbow Six Extraction, che non sembra rinnovare in modo adeguato la formula di Siege, anch'esso incluso nel pass nella sua Deluxe Edition. I veri nomi top sono però altri. Per me la Hitman Trilogy e Death's Door vincono a mani basse su tutti quanti. Senza dimenticare titoli più di nicchia come Danganronpa e Taiko no Tatsujin. Insomma, un altro grande mese per il pass. Continua intanto la sfilza di successi di Capcom che grazie al lancio dell'ottimo porting per PC di Monster Hunter Rise ha annunciato che l'ultimo capitolo della sua storica serie ha ora venduto più di 8 milioni di unità in tutto il mondo. Un successo che non accenna a fermarsi e che probabilmente riceverà un'altra spinta importante con l'uscita della prima espansione Sunbreak, per ora prevista genericamente per l'estate 2022. Comunque, complimenti a Capcom che negli ultimi anni ha saputo mantenere alto l'interesse nei confronti delle sue storiche serie. Nintendo invece continua a rilanciare in ogni modo possibile e immaginabile Leggende Pokémon Arceus, titolo in uscita fra una decina di giorni. È ormai immancabile il crossover con Tetris 99, che da un'ottima reinterpretazione di un grande classico del videogioco, in salsa Battle Royale, non è divenuto altro che la perfetta macchina promozionale per i titoloni di prossima uscita. Il crossover con l'immaginario di Leggende Pokémon arriverà il 28 e porterà 100 punti tema, un nuovo tema da sbloccare e vari asset ispirati al gioco di Game Freak. Tutto molto bello, ma ora Nintendo, per favore, tira fuori il banjo. Ma passiamo alla notiziona del giorno, perché oggi bisogna parlare per forza dell'ennesima acquisizione portata avanti da Microsoft. Se l'anno scorso l'aggiunta della scuderia Bethesda era sembrata un passaggio epocale per tutta l'industria, oggi una mossa del genere sembra nulla in confronto all'acquisto di Activision Blizzard, che una volta finalizzato verrà a costare 70 miliardi di dollari. Questo è un punto di svolta per tutta l'industria, uno di quei momenti che creerà un prima e un dopo. E sebbene sia impossibile prevedere tutti gli spostamenti di equilibri che porterà a un cambiamento del genere, cerchiamo di capire quali sono alcune delle implicazioni fondamentali di questa mossa da parte di Microsoft. L'acquisto per ora non è stato ancora finalizzato, ma una volta che le due aziende potranno procedere legalmente con la chiusura dell'accordo, tutti gli studi sotto ad Activision Blizzard risponderanno al nuovo CEO, Phil Spencer. È probabile quindi, ma non ancora certo, che il criticatissimo Bobby Kotick, CEO di Activision, divenuto triste punto di riferimento per tutti gli scandali che hanno colpito il publisher negli ultimi mesi, rimarrà in carica fino al passaggio di consegna, che avverrà entro la fine dell'anno fiscale 2023. Quindi giugno del prossimo anno. L'acquisizione di Microsoft arriva proprio nel momento di crisi più grande per Activision Blizzard, un passaggio di consegna avvenuto con un tempismo da manuale, che di sicuro aiuterà a ripulire la reputazione di tanti brand ormai in crisi e anche a sbloccare le situazioni di stallo in cui si trovano numerosi progetti ormai da anni.
Una settimana fa Phil Spencer annunciava di aver cambiato i rapporti lavorativi nei confronti di Activision in seguito alle accuse di molestie sul posto di lavoro. Nessuno si sarebbe mai immaginato che intendeva dire «Sì, ho comprato tutto». Ma questo concretamente cosa significa? Che ben 30 studi passano sotto l'egemonia di Microsoft con oltre 10.000 dipendenti, un'acquisizione di una tale portata che è anche solo difficile da immaginare. Questa è la lista completa di tutte le IP che verranno pubblicate in un modo o nell'altro tramite la divisione di Phil Spencer. Ci sono nomi di assoluto rilievo come Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, Spyro, Tony Hawk e World of Warcraft, e nulla vieta che queste possano diventare delle esclusive Xbox. Anzi, per meglio dire, Game Pass. Microsoft non attecchisce in Giappone? Beh, ora Sekiro 2 e un'eventuale riedizione del primo capitolo per essere giocati dovranno essere ripescati nel pass. E questo è solo un esempio delle ipotetiche numerose carte vincenti che Microsoft ha aggiunto alla sua mano. Certo che le cose in un solo anno sono proprio cambiate. Dopo l'acquisizione di Bethesda, nessuno avrebbe scommesso sull'esclusività di nomi di grosso calibro come The Elder Scrolls e Starfield. Eppure Microsoft sembra intenzionata a fare sul serio. Oggi un Call of Duty in esclusiva non è un'idea campata in aria, né quella di vedere un'icona dei tempi che furono di Sony come Crash diventare un simbolo della libreria Xbox. Saranno ancora supportate altre piattaforme? Vedremo giochi Activision su Switch e PlayStation? Nel comunicato ufficiale viene dichiarato di sì, ma non si scende certo nel dettaglio dei casi specifici. Ultimamente i rapporti tra Microsoft e Nintendo sono ottimi e c'è un continuo scambio di favori reciproci che fa ben sperare per un supporto duraturo nel tempo. Discorso diverso con Sony, che di sicuro è già qualcosa di più simile ad una rivale diretta. Ma con un passaggio del genere si può ancora parlare di competizione e di console war? Microsoft non sembra neanche più puntare al dominio incontrastato di uno specifico settore del mercato, ma più che altro vuole diventare il pilastro stesso dell'industria videoludica su cui passa qualsiasi cosa. Ha ancora senso guardare al numero di console vendute? Oggi abbiamo 25 milioni di abbonati confermati sul pass ancor prima di questa storica acquisizione, un servizio in espansione del 39% rispetto all'anno precedente. Può veramente uno Spartacus di Sony sperare di entrare in competizione diretta con un servizio in abbonamento di tali proporzioni? Azzardo una previsione. Così come Nintendo si è tirata fuori dalla competizione ormai più di un decennio fa, forse anche Sony dovrebbe, o forse sarà costretta, a differenziarsi nettamente dal modello proposto da Microsoft, che con il suo potere d'acquisto non ammette alternative. Per ora aspettiamoci un'altra ondata di titoloni sul Game Pass e anche un probabile rincaro che prima o poi dovrà arrivare. Quei 70 miliardi non si pagheranno di certo da soli. Al di là della questione economica, che magari rimarrà sempre a vantaggio dell'utente che non sarà più disposto e costretto a spendere 70 o 80 euro al lancio per ogni titolo interessante, siamo veramente sicuri che questo cambiamento sia necessariamente positivo per l'industria? La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da un po' tutta la stampa e ne capisco i motivi. Il management disastroso di Activision ha fatto più danni che altro. Pensate ad esempio a team di talento come Toys for Bob sprecati nel supporto a Warzone, il declino di brand di successo come Call of Duty ormai intrappolati nei limiti dei ritmi annuali e via dicendo, senza poi passare in rassegna tutti i problemi emersi riguardanti l'etica lavorativa e i pessimi trattamenti riservati ai lavoratori. Sarà difficile fare peggio rispetto agli ultimi anni di Activision, ma investimenti del genere non sempre significano il meglio per studi di piccole e medie dimensioni, e in passato Microsoft non sempre si è rivelata virtuosa con i suoi studi interni. Penso ai rapporti tortuosi con Remedy, lo stallo creativo di Rare o magari quei grandi nomi finiti nel limbo come Fable, incapaci di adattarsi alla visione del publisher. Senza una reale competizione e nessuno che possa spingere Microsoft a correggere il tiro, il titanico progetto del Game Pass, ormai chiaramente sempre più il Netflix dei videogiochi, potrebbe avere ripercussioni da non sottovalutare su come si sviluppano i videogame, su quali videogame verranno sviluppati e su come il valore di questi verrà percepito dal pubblico. Pensate ad Halo Infinite, un altro immenso progetto pensato per durare all'infinito, che però, a conti fatti, per quanto si tratti di un gioco ben riuscito,
fatica a lasciare un'impronta epocale come hanno fatto alcuni dei suoi illustri predecessori, un gioco che cade in molti dei tranelli tipici dei free to play. Gli scossoni fanno sempre bene al mercato, soprattutto in un'industria che tende ad adagiarsi con estrema facilità e a sfruttare i trend di successo fino allo sfinimento, e nell'immediato sono sicuro che una visione del genere non potrà che giocare a favore di noi consumatori. Spenderemo di meno giocando sempre di più, e va benissimo così. La sfida però è sul lungo andare. Dove vuole arrivare Microsoft? Cosa significherà un passaggio del genere da qui a 20 anni? Siamo veramente sicuri che la democratizzazione del AAA sia sostenibile e non comporti delle complicazioni sul lungo andare? Devo dire che una sorta di monopolio mi spaventa un bel po', ma al tempo stesso sono manovre del genere che aprono a scenari altrimenti impensabili, e ora, come non mai, sono curioso di vedere come reagiranno gli altri colossi del settore. Sony proverà a seguire la strada tracciata da Microsoft? E Nintendo continuerà con la sua posizione trasversale rispetto al mercato? Ci sono tantissime cose di cui discutere e sono proprio curioso di sapere la vostra. Vi aspetto qua sotto nei commenti, oppure, se volete, questa sera alle 21.30 sul sito Viola per discuterne assieme in live. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento o a stasera o a domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Microsoft, Michele 70 miliardi, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma magari mi comprano pure a me.